Benvenuti in questa sessione d'emergenza. Se siete qua, spero perché avete letto l'annuncio che ho mandato. Sostanzialmente siamo in disperato bisogno di minerali, ma non possiamo sfruttare né le risorse qua in Charlie, né le risorse nel settore cantiere. E dunque, questa sera, per trovare un connubio tra l'esplorazione di un nuovo settore, la possibile requisizione e abbordaggio di vascelli nemici, più le missioni di mining che dobbiamo affrontare, esploreremo un nuovo settore. Dunque, il settore, non so ancora il nome, vi chiedo scusa, penso che me lo comunicheranno il prima possibile, penso che sia ancora in scansione possibile. Cosa ho premuto qua? Ok, niente. Comunque, il nome del settore arriverà il prima possibile, poi ve lo comunicherò. E sarà un settore, si spera perlomeno, mediamente o altamente popolato di asteroidi. L'obiettivo di questa sera è raccogliere, come avevo scritto, 12 milioni di ferro grezzo, 8 milioni di silicio grezzo e 8 milioni di nickel grezzo. Questa qua è la priorità. Probabilmente con la capacità di carico che abbiamo non riusciremo a riempire o comunque ad arrivare a quelle quote, ma fa niente perché potrebbe essere comunque un buon inizio. Siamo in un numero abbastanza esiguo questa sera, quindi cerchiamo un attimo di gestirci bene lo spazio disponibile. Allora, sicuramente avremo bisogno di una nave per il supporto militare. Muovere l'Endurance non è una buona idea, troppo grande e richiede troppo personale. Vedo che qua c'è la RAD. Ora, c'è qualcuno qua che è stazionato sulla RAD? No, vero? Qua abbiamo qualcuno della Voyager, abbiamo molte persone dell'Endurance, e Bobolo della Fang, e poi c'è Casey che è una recluta. Quindi purtroppo non possiamo muovere la RAD. Sicuramente dovremmo portare la nave cargo di linea, perché sarà il nostro appoggio logistico. E dovremmo portare il trasporto truppe. Oppure potremmo evitare di portare il trasporto truppe e utilizzare appunto una nave militare. A quel punto avrebbe senso. E ovviamente dobbiamo portare la NAM Trivella. No, mi sembra anche stupido dovervelo dire. Sì. Volendo ammiraglio, è appena arrivato il pilota della Voyager. È appena arrivato il pilota della Voyager. Ah, Buonasera. Nekar. Nekar, ecco. Buonasera, Buonasera. buonasera. Okay. Dunque, Vedete Voyager Lander? la Voyager però non è qua. Non l'abbiamo portata. Quindi, ragazzi, dobbiamo lavorare con le navi che abbiamo. Dunque, la RAD sinceramente non voglio prenderla perché non è una nave su cui ho mai servito attivamente, sono stato soltanto un passeggero. Purtroppo, anche se non voglio muoverla, mi sa che ci tocca utilizzare l'Endurance. Allora, un paio di consigli. La NAM Trivella è una nave di vecchio stampo, è stata una delle prime navi industriali utilizzate non solo dalla SJC, ma da alcune aziende appunto che si occupavano di estrazione mineraria. Dunque, allo stretto necessario per trivellare, zero supporto vitale. Devi portare almeno due bombole di ossigeno, una bombola di idrogeno e i tuoi strumenti, oltre alla matrice genetica. Va bene? Quindi, per quanto mi riguarda, sei libero di iniziare già a prepararti l'equipaggiamento e poi tornare qua in sala briefing. Ricevuto. Sono arrivate le informazioni per il settore, ce l'ha. Ok, Sì. passamele pure, per favore. Davanti a lei, signore. Ok, grazie. Un momento che mi alzo perché. Yes. LHS 1141. Minerari con media densità, possibilità di incontri nemici con rotte commerciali e possibile presenza di pirati spaziali. Consigliata prudenza, stato allerta medio. Ok. Coordinate i percorsi con aggancio rail gate. Perfetto. Quindi dobbiamo utilizzare l'ipercorsia, mi stai dicendo? Sì, possiamo utilizzare l'ipercorsia. Benissimo. Ok. Ma quando arriveremo lì in settore, poi ci sarà un'ipercorsia? Cioè, ci sarà l'aggancio per il rail gate o dovremo utilizzare l'ipercorsia? Assolutamente nessun rail gate, signore. Ok. Ipercorsia e basta. Va bene, va Quindi bene. potremmo non tornare nella stessa posizione in cui siamo partiti. Va bene. Allora, la disposizione è questa. Casey sulla NAM, Bobolo sulla cargo, tutti gli altri dispiegati sull'Endurance. Detto questo, vorrei parlare un attimo del potenziamento all'infrastruttura per la produzione, perché molte persone me l'hanno fatto notare, cioè abbiamo disperato bisogno di materiali, sì, ma abbiamo anche disperato bisogno delle zone dove lavorare questi materiali. Dunque, in collaborazione con il comitato ingegneristico, che al momento è ancora all'oscuro di tutto questo, svilupperemo una stazione
che di fatto non è una stazione, mettiamola così, è un sistema orbitante, ok? Che sarà sviluppato puramente e solamente per la processazione di minerali grezzi. E questo sistema verrà non installato qua in Charlie, ma installato nel settore cantiere per facilitare lo spostamento e la produzione di materiali in loco. Sarà un array di fornaci e di raffinerie. E verrà installato similmente a come è stata installata la stazione abitativa, ma verrà tenuto orbitante, ok? In modo tale che possa essere eventualmente rimorchiato e spostato in una zona se il primo dispiegamento non dovesse essere comodo. Ora, per quanto riguarda le specifiche di questo progetto, non so ancora nulla perché lo sviluppo deve ancora iniziare, però vi dico che avverrà in stretto contatto con il comitato ingegneristico. Questo per due ragioni. La prima è per facilitare la burocrazia. La seconda ragione è per smuovere un po' il comitato ingegneristico, che in questo periodo sta un po' battendo la fiacca. Direi che abbiamo chiuso allora con questo briefing, che è stato non troppo breve. Possiamo iniziare, va bene? Quindi l'equipaggio Endurance, che sa già come operare nella nave, per favore andate e iniziate a fare i controlli pre-volo. Preparate la nave per la partenza. Ok, benissimo. Usciamo dalla Charlie. Ricevuto. Appena usciamo dalla Charlie, operatore scudi, alziamo gli scudi. Informativo, avvio la sequenza. Dunque, nave cargo e NAM, noi non vi sentiremo una volta che inizieremo la traversata. Quindi siete pregati di cercare di calibrare la partenza abbastanza simile alla nostra, così da evitare troppo delay all'arrivo. Ricevuto. NAM e cargo, attendete la nostra partenza. Dopodiché eseguite anche voi. Ci Ricevuto. vediamo dall'altra parte. Ricevuto. Timoniere, avvia. Tutti Dall'altra mano. seduti. Ricevuto. Seduti. Avviato. Ok, bene. NAM, cargo, ci ricevete passo? Sì, vi riceviamo. Ok, benissimo. La traversata è andata bene per tutti? Sì, affermativo. Ok, perfetto, tutti i sistemi immagino siano nominali, Endurance controllate se avete tempo, stessa cosa cargo e NAM. Dunque dovremmo essere sostanzialmente qua per quanto riguarda l'uscita dell'ipercorsia. E Yurex, lascio a te poi l'individuazione del GPS corretto, va bene? Così eventualmente ce lo appuntiamo subito per il ritorno. Dunque, a questo punto direi che scegliamo l'asteroide più vicino, ma per ora utilizzeremo la NAM Trivella, che a questo punto si può staccare dalla cargo, eh. La cargo venga in convoglio con noi. Ricevuto. Trivella, abbiamo un asteroide a 1,8 km dietro all'Endurance, quindi potete partire da quello. Noi ci muoveremo per uno leggermente vicino. Ok, vi ricordo quali sono gli obiettivi primari: ferro, silicio, nickel. Tutto il resto, ignoratelo. La parola che volevo dire era ignoratelo. Scusate. Ricevuto. Sto già raccogliendo silicio. Benissimo. Ad un'analisi visuale non si vede effettivamente alcun deposito. Forse all'interno nella cavità, ma è troppo buio per distinguere i colori. Ah, intanto vedo dov'è adesso KC, che effettivamente c'è un materiale di un altro colore. Ah, che sì, ti ricordo soltanto silicio. La pietra la tolleriamo ancora, ma evita di Ferro e prenderne nickel. troppa. Ferro Sto cercando di e nickel? agitarlo. È ferro e nickel, sì, esatto. Abbiamo una mining carriage a 10 km. Oh, yes, tutti i posti di combattimento. Vediamo giramente. Studi nominali. Perfetto. Allora, cargo, te rimani con la NAM. Sarai il nostro Mi collegamento avvicino. radio. Ricevuto. Mining carriage, abbiamo informazioni sull'IFF? Rick? Dà come nemico fazione SPRT. Ok, che potrebbe essere anche nemico generico Esattamente. secondo i nostri sistemi di riconoscimento. Perfetto, se siamo tutti in Direttiva posizione. momenti. Al momento difesa perimetrale. Ci avviciniamo in inseguimento. Timoniere, esegui.
Io farò rapporto sugli armamenti nemici non appena avrò visuale. Esatto. Benissimo così. Per ora non apriamo il fuoco. Ci mettiamo solo in inseguimento. Timoniere, ci dovrei portare in una posizione in cui i ragazzi possono utilizzare la nave stessa come copertura dalle torrette. Ricevuto. Sembra che si siano arresi perché sono fermi sostanzialmente. Ok, si fanno abbordare. Rick, operazione pulita. Saluto. Mi raccomando. Apro. Attenzione timoniere, così scontriamo. Subito a disabilitare le torrette. Subito a disabilitare le torrette, mi raccomando, smerigliatele. Non del tutto, basta soltanto che non siano più operative. Perfetto. Una andata, smerigliate anche l'altra. Ah, aiuto. Benissimo. Fantastico. Ok, ora appropriatevi della nave. Attenzione a possibili torrette interne, mi raccomando, controllate il pannello di controllo. Timoniere, tienici vicini. Una volta che la situazione è tranquilla, fatemi sapere, soprattutto se c'è ancora dell'equipaggio a bordo. Ed in caso arrivo io a fare l'override. No, qui non c'è nessuno, ammiraglio. Ok, devono averla lasciata. E allora vengo io a fare l'override con le chiavi di controllo e ce la portiamo a casa. Ricevuto. Endurance, mi collego alla parte posteriore della nave, non potremo utilizzare i post bruciatori. Ricevuto. Nam e nave cargo, se anche questo asteroide è un buco nell'acqua, per questa sera la chiudiamo qua, ok? Terremo le navi nello scudo dell'Endurance, non mi interessa, ma non siamo più in condizioni per andare avanti, è da decisamente ricevuto. Troppo che siamo qua, ok? Ricevuto, anche questo asteroide... Buco nell'acqua, solo magnesio. Ok. E la ragione per cui siamo qua è il ferro. Ok, io vi mando il GPS. Ragazzi, l'avevo visto da lontano. Avevo visto una macchietta. Sì. Una macchietta rossa. C'è del ferro qua davanti a noi. Eh sì, la stavo seguendo con la telecamera. So che non bisognerebbe farlo, ragazzi, però era un avanti e indietro senza problemi, teoricamente. E no, è importante che venga qua la NAM almeno per scansionare la zona. Per capire cosa che c'è. Io ho visto ferro e penso almeno anche del silicio. Spero abbiate riposato. Partiamo di nuovo come vi avevo detto prima. Che sì, sulla trivella. Morris sulla nave cargo. E Andre, quando sarà necessario, utilizzerai la nave requisita. Noi Endurance rimaniamo in stazionamento. E attendiamo. Allora, su questo asteroide abbiamo trovato ferro. E c'è anche del silicio. Ci rimane soltanto il nickel. Quindi in realtà magari noi con l'Endurance potremmo già metterci a fare un po' di analisi di altri asteroidi. Ad esempio questi qua sopra. Allora, l'equipaggio Endurance magari si metta già ai posti gentilmente. Scusa Morris. Ok. E appena siamo pronti, che tutti sono sbarcati per riprendere le operazioni, ci dirigiamo verso l'asteroide che sta in alto a destra rispetto alla prua della nave. Dato che abbiamo uno stoccaggio maggiore adesso, avendo la nave requisita, per il ferro fai 6 milioni, ok? Prova a scansionare l'asteroide che abbiamo invece sotto, anche se è piccolo. Cazzo, di nuovo niente... No, il nickel... No. Allora, è possibile che sopra i 5 km l'IFF dia tutto per neutrale o tutto nemico. Abbiamo la conferma sotto i 5 km, comunque. Militare escort a 13 km da noi. Sì, vi riceviamo. Questo sì, è l'asteroide che hanno individuato loro. Asteroide a sinistra, verso il basso, di medie e grandi dimensioni. Proviamo a scansionarlo. Ricevuto, ho appena caricato la spettrometria in plancia. Puntato. Vediamo nickel. Nickel, ce l'abbiamo, l'abbiamo trovato, perfetto. Lo vedo, sì, c'è anche del ferro. E mi sembra basta. Allora, nel momento in cui il convoglio cargo e nave trivella arriveranno qua, proveremo ad ingaggiare il Pirate Raider cercando di disabilitarlo, niente di più.
Nickel, eccolo okay. Lì, abbiamo la conferma. In prossimità della nave. Perfetto, parti, partiamo. Partire, immagino. Sì, esatto. Morris, per ora risposta non letale. Ricevuto. Difesa perimetrale attiva. Dovrebbe essere simile al Pirate Raider che abbiamo incontrato l'altro giorno, quindi armati torrette Gatling e lanciamissili. Ricevuto. 2-2 sì. Mi pare a vedere da qui, ma non so, ma non si vede bene su ogni lato. Bene. Avviciniamoci. Un chilometro e mezzo senza aprire il fuoco ancora. Dopodiché faremo fermo. Va bene. Dopodiché facciamo faremo piccole raffiche solo sugli armamenti. Bene, Morris. Ha iniziato a far fuoco. Missile in arrivo. Attenzione. Scudi. Scudi nominali, signor. Bene. Le abilitate tutte. Ok, in tutto sono 4 Gatling che stanno iniziando a far fuoco. 3 delle 3, le 3 che ci vedono perlomeno e 2 torrette lanciamissili. Ricevuto. Le HPT sono spente. Tutto il chilometro. Facciamo fuoco prioritario sugli armamenti con le sole PDC. Brevi raffiche. Completamente mancati gli armamenti e la nave sta per essere tagliata in due. Ecco, quelli già erano più armamenti. Ah, i lanciamissili dei nemici non stanno più facendo fuoco, potrebbero aver finito i colpi. Ok. Una torretta è stata disabilitata. Bene. Un'altra torretta è stata disabilitata. E mancano quelle nella parte verde, le due torrette verdi. Le due torrette Gatling verdi. Ok, timoniere, portaci in una zona della nave nemica dove non hanno più... Stanno scappando. In inseguimento. Siamo. Riuscite a disabilitare i propulsori. Spariamo anche agli armamenti, dato che ci siamo. Ok, una torretta è andata. Manca una torretta laterale. Due torrette laterali. Ma stiamo colpendo gli armamenti? Ora, al momento no. Comunque oramai rimangono due torrette Gatling e una lanciamissile dal lato che non vediamo. Proviamo delle raffiche ancora più brevi. Ecco, bene così. Continua a far fuoco. No, forse è smesso. Forse anche l'ultima Gatling è stata eliminata. Ok, prepariamo una squadra da sbarco. Timoniere in inseguimento. Non ho ancora conferma sulla disattivazione della Gatling perché è in mezzo al fumo, è in mezzo al fumo delle altre armi, però non fa più fuoco, quindi... Esatto, confermo, nessun fuoco su sistemi di arma. Ricordate solo che c'è ancora un lancio... ha ricominciato a sparare, non è disabilitata. Ok, è andata. Bene. Rimane solo il lanciamissili dal lato opposto che però non ci dovrebbe vedere se rimaniamo da questo lato. Perfetto. Tienici stabili, timoniere. La squadra da sbarco si prepari a sbarcare. Rick, vedite se è fattibile prendere questa nave, se no non rischiare. Sì. È nostra. Non ho idea. No. Riesci a frenare, Rick? Gli smorzatori sono già accesi. Quindi direi di no. Prova... muovere la nave in altre direzioni. Ah, i propulsori da questo lato sono fritti. Di qua. Ah, di qua non ce n'è. Ok, ecco un propulsore attivo. Provo a girarmi da quel lato. Ok, sto decelerando. Anche se è solo un propulsore piccolo, quindi... Timoniere attento per le manovre. Non so se conviene effettivamente portarla con una... Beh, ormai l'abbiamo presa, tanto vale ripararne almeno un propulsore per lato. Ce la fai a tenerla stazionaria? Sì. Ok, avviciniamoci allora alla nave. Devo un attimo girare ancora, sì, perché sì. Non ha propulsori dal lato in cui si mette. Tutte le persone tranne il timoniere si rendano disponibili per delle riparazioni su quella nave. Abilitiamo giusto i sistemi di manovra in modo tale che sia controllabile fino al settore cantiere. Sbarcate in prua.
Quanto nickel ha richiesto? 4 milioni. Ok. Ok, più di così non credo di riuscire a rallentarla. È a 3,55 metri al secondo. Provaci, per favore. Allora, dov'è che si sta? In che direzione si sta? Timoniere, te intanto tienici in relativa. Ricevuto. Ok, Morris, tutto ciò che è in fiamme, tranne la cisterna di idrogeno, lo smantelliamo. Ricevuto. Avete spezzato in due la nave, credo. No, è impossibile. Okay. No, è ancora integra. No, ok, sì, no. C'è ancora... Anzi, a tal proposito, rinforziamola, va. Sì, qualche blocco in più, perché l'unico aggancio è la tank di idrogeno. Sì, te la rinforziamo. Cerchiamo un attimo un container per depositare tutti i materiali. Griglia metallica. Forse c'è un container sopra la tank di idrogeno. Eccolo qua. No, ma ce n'è un altro qua. Ok. Diciamo che non è esattamente valsa la pena, però è stato un buon modo per fare un po' di esperienza di nuovo. E complimenti per le manovre comunque. Sia te, Rick, che X-Player, avete fatto un ottimo lavoro. Grazie. Mi son reso conto, Morris, che non è colpa tua se la nave è stata distrutta, ma semplicemente le difese erano posizionate al centro della nave e non è che i proiettili sono precisissimi, quindi è normale. Però inoltre era spessa tre blocchi. Cioè, a quel punto già direi complimenti, Morris, per non aver spezzato la nave neanche a metà. Beh, comunque adesso il convoglio ci dovrebbe ricevere forte e chiaro, perché siamo a 16 km, quindi... Affermativo. Benissimo, ecco appunto. Come siete messi? Che ho fatto... Abbiamo finito gli scavi. Ah, quindi siamo pronti per andarcene? Affermativo. Ah, perfetto. Allora, siamo guarda... già in posizione. Posizione delle percorsie. Dobbiamo lavorare all'aggancio di tutte le navi, perché... Sì, quello lì è il GPS dell'aggancio delle percorsie, ragazzi, dobbiamo andare lì, Ok. Unisciti, Rick. Vado. Non ti preoccupare. Vai leggermente avanti, Rick, per forzare la connessione. Perfetto, vai ancora. Vai ancora. Ancora. Vieno più in basso, vado. Ci siamo. Eccoci. Perfetto. Chi di voi ha il controllo adesso? Cargo di linea, giusto? Massa maggiore. Affermativo. Perfetto. Nave requisita. Dietro la... Scusate, nave cargo requisita. Dietro alla nave militare requisita. Vi connetteremo tramite connettore. E con questo dovremmo concludere il convoglio. Perfetto, siamo tutti seduti allora a bordo dell'Endurance? Affermativo. Perfetto. Allora, Andre, Bobolo, mi affido a voi. Buona fortuna con la traversata. X-Player, parti. Senza. Ci vediamo dall'altra parte, ragazzi. Ricevuto. Ricevuto. Ok, perfetto. E vai, punch it. No, aspetta, fermo. Chi è che c'è in movimento? Porca troia, ho visto per... Sì, Morris e Yurex. Ok. Che succede? Sono fuori però, credo. Miraglio. Perché voi rimanete qua, giusto? Sì, noi allora usciti dalla bolla dello scudo. Possiamo voi andate al settore cantiere. Allora, X-Player, sbarca anche te. Porto io Rick indietro e prendo la nave trasporto truppe. Tanto è l'unica che si deve fermare. Se vuole la parcheggio io l'Endurance, non è un problema. Può anche sì, ma qualcuno deve comunque tornare indietro col trasporto. Sì, no, truppe. Dico, poi può uscire subito. Almeno intanto io parcheggio. Ma la NAM Trivella, chi è che la porta? Infatti, ottima domanda. Appunto, sì, immagino. Porterei io. Sì. E poi mi riunisco. La NAM Trivella, magari è il caso di collegarla al connettore per fare il salto, sapete? Sì. Allora fai una cosa, Casey, sì, attacca la... Sì, sbarca X-Player e attendi il trasporto truppe. Casey attacca con il connettore la NAM Trivella all'Endurance. Saltiamo. Anzi, tu sbarca, tranquillo, saltiamo io e Rick e io torno indietro con il trasporto truppe. Nel mentre voi ragazzi cercate di riorganizzare un attimo il convoglio, ma non penso che ci siano problemi. Pronto a bloccare? Vai così. Allora, spegniamo. A posto. Accendiamo questi. Blocchiamo. Bloccato, perfetto. Spegniamo. Tutti i sistemi sono in power down. A posto. Spengo anche i server. Off.
grazie per aver partecipato alla missione. È stata, figurati, stata veloce, ma ben strutturata. Oddio. Esatto. Credo. Yo, what up? Ma perché hai messo i spectator? Io... Mi sentite? Mi sentite? Sì. Perfetto, sono in... Cargo, sono arrivato. La puoi scollegare. Sono arrivato in settore. Potete andare o nel trasporto truppe, se preferite, se no nella Voyager o nella Ori. Ovunque preferiate. Va bene. Trasporto truppe in arrivo. Beh, è vero, okay, c'è anche la stazione abitativa, ma non so se è già operativa del tutto. È pressurizzata e pressurizzata. Nave cargo scaricata. Non arriva nella mia stanza. Però il problema della zona abitativa è l'ingresso. Deve essere ancora finita quella stazione, comunque. Va bene, ragazzi, ho portato la... nave trasporto truppe qua al Mr. Jack. Se volete utilizzatela come punto per chiudere il turno, se no andate alla stazione abitativa, come preferite. L'unica cosa, per andare alla stazione abitativa utilizzate il trasporto truppe interno, quello piccolo, ok? E andate piano con tutte le vicine. Esatto. Io penso che utilizzerò il trasporto truppe questa volta, non più la Voyager. Okay, sì, se mai dai una mano a Yurex. Va bene così. Ragazzi, ottimo lavoro per questa missione. Direi perché per questo turno qua abbiamo finito. Buon proseguimento a tutti. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.